Anche le campagne acquisti hanno la loro griff, la loro filastrocca, la loro formazione, fra virgolette, titolare. Fra appassionati di Milan, quando si parla della campagna acquisti invernale del 2007, che sarebbe poi stata il volano della settima Champions League conquistata ad Atene, non si parla di finestra invernale, ma si dice molto più semplicemente Ronaldo Oddo Storari. E ci si capisce al volo. Si capisce di cosa si sta parlando e a quale momento storico rossonero ci si riferisce. È abbastanza normale, quindi, che anche il mercato di gennaio del 2020, di fatto il vero e proprio motorino di avviamento del ritorno in Champions League prima e dello scudetto l'anno dopo, non passi attraverso formule burocratiche, ma per capirsi basta dire Ibra, Kjær, Begovic. Curiosamente, anche in quel caso, un fuoriclasse, un difensore, un portiere. E se Ronaldo il fenomeno e Ibra Supremacy sono noti a tutti gli dei del calcio per la loro globalità e per la loro eternità sportiva, un capitolo a parte lo meritano proprio i difensori. In questi due casi e soprattutto a gennaio. Nel 2007 Massimo Oddo fu l'unico dei nuovi arrivati a scendere in campo contro il Liverpool nella finale ateniese del 23 maggio 2007. Così come, 13 anni dopo, nel 2020, sarebbe stato in modo specifico Simon Kjær a sorprendere tutti davvero per il suo rendimento e il suo contributo forniti ai colori rossoneri. Quando a gennaio arriva un nuovo difensore al Milan, meglio drizzare le antenne, perché se il Milan è passato dall'avere come coppia centrale di riferimento quella composta da Musacchio e Romagnoli a quella imperniata su Kjær e Tomori, lo si deve proprio a gennaio, alle sue opportunità, ai suoi margini di correzione e di manovra. Quando Kjær è arrivato al Milan, Matteo Gabbia c'era e proprio Matteo Gabbia, tornato al Milan nel gennaio 2024, riavvolge un nastro fatto di orgoglio professionale, di maturità e di continuità di rendimento, quello appunto impersonato dal recordman di presenze con la maglia della nazionale danese. Simon, oltre che un grandissimo giocatore, è anche un grandissimo amico. E sicuramente quando Simon è arrivato qui al Milan ha dato subito un'impronta di quello che è lui, sia come persona sia come giocatore. È una personalità molto forte, sempre molto positivo, e di conseguenza in quell'annata lì ci ha dato un aiuto molto importante. In questo momento io Simon lo vedo molto bene, lo vedo sempre il solito professionista, sempre il solito leader sia dentro che fuori dal campo, e quindi sono molto contento di aver ritrovato sia un esempio che anche un amico. Un anno dopo, ecco fumante, calda e servita come si conviene nei mesi freddi la storia di Fikayo Tomori al Milan. Sempre il primo mese dell'anno, sempre in uscita dalle feste e pronti a tuffarsi nella routine della stagione. Un periodo in cui, in relazione al mercato rossonero, i rumors facevano nomi tutto sommato noti e tutto sommato brevi nel gennaio del 2021. Rudiger, Simakan, altri ancora. Ma nessuno era riuscito ad immaginare all'inizio della finestra invernale di quel mercato di gennaio che il nome del nuovo difensore non sarebbe stato breve, sarebbe stato clamorosamente, assolutamente chilometrico. Oluwa Fikayomi, Oluwa Damilola, ovvero Tomori. A Milanello, dal Chelsea, dove i suoi tifosi erano in subbuglio perché non volevano che partisse. E sui social londinesi si scriveva da parte dei fan che quel diritto di riscatto lasciato al Milan potesse essere un pericolo sportivo a futura memoria per i Blues. In Italia invece il percepito era tutto sommato diverso. In pochissimi conoscevano Fic, come lo chiamò fin dai primi giorni Pioli a Milanello. E il pensiero comune era che con un prezzo per il riscatto così alto, quasi 30 milioni di euro, quel giovane inglese con cittadinanza canadese di origini nigeriane sarebbe poi tornato fra Cobham e Stamford Bridge nell'estate successiva, nel giugno del 2021. Se ne parlava in quei mesi di Tomori soprattutto in relazione ad una sua precedente sfida contro il Wolverhampton, quando Fikayo Tomori aveva segnato il suo primo gol con la maglia del Chelsea, con un incredibile tiro da fuori area. E invece Tomori ha convinto tutti al Milan, in primis il club, a fare un investimento importante, e ha vissuto appieno, umanamente, calcisticamente, non solo quella stagione, ma anche le successive in maglia rossonera, come annota con convinzione Matteo Gabbia. Fic, penso che non abbia bisogno delle mie parole, il suo percorso è stato fantastico. Sono dispiaciuto che in questo momento ovviamente anche lui ha avuto un problema abbastanza serio, ma sono sicuro che comunque si riprenderà. Fic ha fatto un percorso fantastico, ci ha aiutato tantissimo a vincere anche lo scudetto e poi a fare
una bella annata anche l'anno scorso, quindi è un giocatore che sicuramente in questo momento ci manca, ma che ha dato un'impronta al Milan importantissima, che ha lasciato tanto di buono e che sicuramente lo farà ancora in futuro. Ma la storia del mercato di gennaio, dei primi anni 20 del nuovo millennio rossonero, non è fatta solo di nuovi arrivi e comunicati ufficiali, ma anche di scelte destinate a rendere, a pagare, a fare gruppo, a produrre risultati, magari scelte non facili ma giuste. Lo conferma la storia del mercato di gennaio del 2022 da parte del Milan, che rispetto alle precedenti è invece tutta diversa, ricca di crocevia, piena di sfumature e di qualche vuoto. Vale la pena ricordare infatti che nel dicembre del 2021, nei primi minuti di un Genoa-Milan di campionato a Marassi, si era gravemente infortunato al ginocchio Simon Kjær. E la relativa operazione al crociato del nazionale danese aveva toccato molto da vicino tutti i suoi compagni di squadra che avevano fatto gruppo ancora di più e ancora meglio e che si erano compattati proprio e soprattutto per dar forza a Simon. Un duro colpo, di quelli che colpiscono sotto la cintura, di quelli che fanno male, molto duro davvero, eppure non era finita. Eppure ci sarebbe stato dell'altro, infatti a gennaio 2022, sempre contro il Genoa in Coppa Italia a San Siro, menisco per tumore, con il Milan che passa il turno, ma con un certo tipo di falla difensiva che resta aperta. Tutti gli osservatori a quel punto sono convinti che il Milan debba assolutamente, inesorabilmente, inevitabilmente acquisire un difensore centrale sul mercato di gennaio. Ridda di nomi, ridda di rumors, ridda di possibilità, ma l'area tecnica rossonera interviene e dichiara, come fra poco sentiremo da Matteo Gabbia, no, abbiamo i nostri giovani, diamo spazio a Matteo Gabbia e Pier Calulu. Non togliamo spazio a loro, giocano loro. Gli altri difensori possono riprendersi nel corso di tutta la stagione. Giovani che a inizio gennaio 2022, quando il Covid aveva colpito contemporaneamente Davide Calabria, Alessio Romagnoli e lo stesso Tomori, avevano fatto molto bene contro Roma e Venezia. 6 punti in 2 partite. Un atto di fiducia in un momento topico dell'annata e della carriera che Matteo Gabbia ancora oggi non ha dimenticato. È stata sicuramente un mese importante che ci ha dato comunque una buona spinta per arrivare e poi raggiungere quello che è stato un bellissimo traguardo. A questo punto non poteva non essere, nel pieno rispetto della tradizione rossonera, anche il mercato di gennaio, anche la finestra aperta del 2024 totalmente imperniata e tutta giocata sui difensori. Visto che anche in questo caso c'è un pregresso, anzi più di uno, perché se nel dicembre 2021 si era infortunato gravemente in un momento di gioco sul campo Simon Kjær e subito dopo era dovuto stare fuori per 20 giorni per menisco tumori, la sfilza di situazioni degli ultimi mesi del 2023 ha lasciato tutti increduli e a bocca aperta, anche fra gli avversari. Nei mesi tardo autunnali del 2023 c'è stata una vera e propria epidemia a livello difensivo in casa rossonera. Infortuni in serie, episodi davvero sfortunati e quanto mai delicati per Pier Calulu a Napoli, per Malik Chao in casa contro il Borussia Dortmund in Champions League e per Fik Tomori a dicembre 2023 a Salerno, nell'ultima partita prima di Natale, tanto che a quel punto scatta l'operazione Gabbia più uno, con il rientro di Matteo Gabbia a Milanello più la valutazione di altre opportunità di mercato per arricchire il reparto difensivo. Ed è proprio in un ambito del genere che si inserisce nel gennaio dei difensori rossoneri del 2024 la voce di Matteo Gabbia, uno del Milan e da Milan. Un giocatore che con il tifo rossonero che ha dentro e la sua volontà speciale ha saputo costruirsi un percorso importante con la maglia che porta i colori che lui ha sempre amato. Fin da bambino, quando è nato nell'ottobre 1999 a Fagnano Olona, provincia di Varese, non lontano, anzi vicinissimo, rispetto a Milanello. Spero che davvero che possa portare a un qualcosa di buono per la squadra, principalmente perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi spero davvero di poter aiutare tutti, compagni, staff, di poter migliorare anche me stesso come giocatore e poi a fine anno tireremo le somme su come è andata.